No, farei così. Farei così anche con lui. Ok, metto qua, ma è una lei. Posso fare il doppio. Solo 37 con il doppio però. No, andiamo con il singolo allora. Ok, vada. Ah, in 5 turni arrivano dei rinforzi, oh porca miseria. Io non posso stare neanche troppo sulla difensiva. Aia, mi ha stunnato. Cavolo, ce n'è anche da sotto? Oh porca pupazza. Meghan Bjorn è spacciato praticamente. Dai, ma sono tantissimi. Dobbiamo sopravvivere per 9 turni. Allora, un reckless. Posso fare un reckless in faccia a questo? Meghan Bjorn è stunnato. Posso fare il doppio. Solo 55. Porca miseria, non è un granché. Cavolo. Un sacco di block chance. Allora, non può fare proprio niente. Lanciamo il sasso così tanto per. Questo può. Li rallenta soltanto. Lo manderei qua giù. Non è neanche ready lui. Vabbè, aspettiamo allora. Aia. Cavolo, ci sono tutti addosso adesso. Non so se ce la faccio, eh. Ovviamente gli abbiamo preso lo scudo. No! Cavolo,
Questo è un attack action, però. No, facciamo così. Weapon hook, cleave. Ma no, lui non ha scudo, per cui non serve questo. Qua ci trucidano di brutto, mi sa. Aia, di uno stunnato. E di nuovo stunnate. Tutti stunnati. Flanked. Aia. Cavolo. Questa la perdiamo malissimo, mi sa. Ah, ma è caduto così a caso, eh? Giù, ok. Gli faccio un reckless addosso. Ah, quello è stunnato. Però questo ha un big shot. Come gli va su quello? 61. Questo sarebbe 73, per cui facciamo. Ah no, quello è stunnato. Allora facciamo un 95. Faccio che muovermi qua intorno. Così da flancare questo. Per spostarsi non può spostarsi. Di nuovo stunnato. Ok, l'attacco d'opportunità è c'è. Ah! Il danno. Allora, io non ho il coso che gli posso togliere lo scudo, assolutamente no. Per cui, allora, facciamo così. Gli lancio la pietrina. Ok, faccio il reckless. Prima di tirarlo giù. Ok. Così che questo bloccherà quasi di sicuro. Blocco 52%. Proviamo. Aia. Arrivano gli altri. Quanti sono? Due. 4, 6, 7. Sono davvero parecchi. Dato che ne ho ancora uno da gestire. Allora. Così, allora, tu puoi fare un doppio, proviamo. Aia.
Ci sta andando male. Tra l'altro questo video sarà lungo come non so che cosa. Andiamo su questo. Ok. Buono. E poi arretra. Mettiamo davanti lei, che è anche scudata. E metto lui qua con Ready e ho Inspire effettivamente. Ma range solo quelli con lo scudo, porca miseria. Facciamo un fire arrow su questo allora, dai. Ah, però è resistito al fuoco. Lui non ha più niente. Nulla. Aspettiamo. Ok, ha resistito lo stun, ottimo. Non si è messi così male, ma... Aia! Quelli c'hanno l'arco. Non ho fatto caso che quelli là dietro fossero muniti di arco. Allora, dobbiamo toglierci da quella zona là. È possibile. Ma ce l'abbiamo tutti addosso. Come faccio a togliermi da quella zona là? È una parola. Cavolo. Facciamo così intanto. Poi fare, allora facciamo un ranging shot anche noi allora, sai? Facciamo un quick shot. Uno. Due. Visto che quello non ha lo scudo. Poi, allora, tu... Ok, così con questo facciamo un quick shot. Uno e uno, due. Pietra. Ok, che si fa? Lei è ancora in vista. Mi sa che me la tirano giù. Mancato. Mancato, ottimo. Allora. Freccia di fuoco.
Ottimo. E gli altri li farei correre. Sembrava difficile, ma non lo è stato troppo, diciamo. No, lei può ancora spostarsi. E conviene che si tolga dai piedi. Che là c'è anche lo spotted. Quick shot, ti pareva? Ok, uno è mancato. Ah, lui c'ha l'anticipate opening. Io adesso 56, ci proviamo. Ok, è già andato abbastanza bene. È andata molto bene. Questo è l'ultimo turno. Vado qua per fargli spendere. Ah no, non aveva l'interrupt. Gli ha fatto sprecare l'azione, avrei potuto chiuderla. E invece nulla. Sopravvissuti, ma sarebbe stato più bello avessimo potuto concludere. Sei vittorioso. Urlano in trionfo. Grimnir si avvicina. Hai combattuto bene, Einherjar. Ma il tuo servizio non è ancora terminato, ci saranno altri combattimenti che devi fare. Penso che devo andarmene, i miei problemi a Midgard sono molto lontani da essere completati. Hai visto tutto quello che ti ho portato qua a vedere, rifletti su queste rivelazioni e ricorda cosa ti aspetta quando i tuoi problemi a Midgard saranno terminati. Questa sarà l'ultima volta che mi mostrerò finché respiri. La prossima volta che ci incontreremo sarà in altre circostanze. Sono orgoglioso di te, Mazzetes. Tutti noi lo siamo. Potremmo esserlo di più. Porta questa conoscenza con te. Mi assicurerò che i vostri nomi non saranno mai dimenticati. Ok, ci svegliamo. Direi che interrompiamo qua l'episodio, l'avrò probabilmente tagliato in due, perché esco dalla tenda. Camminiamo un po'. Non c'è nulla di strano dall'ordinario. Però c'è qualcosa che noti all'angolo degli occhi. Vedi, in un gruppo di alberi.
strano spiazzo coperto da molta cenere. C'è un uomo impiccato in un vestito grigio. Ha una barba lunga e bianca e gli manca un occhio. C'è una spada che lo... C'è una lancia che è penetrata nel suo fianco. Sotto di lui è pieno di sangue. Controlla l'uomo. Sta dondolando semplicemente nella brezza, ma è morto da molto tempo. Prendiamo la spada. La lancia. È davvero una bella arma. E vedi che quello che c'è scritto sopra è in Norse. Lo seppelliamo. Allora, torni nel campamento per prendere una pala e lasci la lancia nella tenda, ma quando torni non c'è il corpo. Non c'è traccia di sangue né segni della corda. La lancia è tutto quello che rimane ed è una bella lancia. Che strano. Vediamo se la lancia vale qualcosa e poi attacchiamo. Gungnir. Nefia. Dov'è Nefia? Nefia è più bella questa. Di brutto. Di brutto. Ok. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.